Buongiorno, qui a Radio Birichina ci troviamo nell'aula lettura della scuola Fontana. Qui, questa è la quarta A. Adesso ti faremo 8 domande dal titolo Domande filosofiche per adulti strani. Faremo delle domande, io che mi chiamo Francesco, lui che si chiama Fode. Adesso iniziamo. Buongiorno, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Sara. Possiamo sapere quanti anni hai? Ho 37 anni. Che lavoro fai oggi? Faccio l'architetto. Era il lavoro che sognavi di fare da piccolo? No, in realtà è arrivato un po' più avanti, alla fine del liceo proprio. L'ultimo anno del liceo ho detto, cosa faccio? Ho pensato di fare l'architetto. Hai ancora un sogno nel cassetto? A livello lavorativo no, direi di no. Sono tranquilla, contenta, mi piace quello che faccio e soprattutto lavoro con delle persone con le quali lavoro bene e mi diverto. Ma gli adulti sognano ancora? Sì, certo. Soprattutto per quello che riguarda me, i viaggi. Mi piacerebbe viaggiare in tutto il mondo, anche se in questo momento credo che questo sogno nel cassetto dovrò accantonarlo per un po', perché sto aspettando una bambina, quindi nei prossimi anni farò delle vacanze un po' diverse da quelle che avevo immaginato. Ti senti libera come quando eri bambina? Anche un po' di più in realtà, perché il fatto di lavorare, avere un po' di soldi a disposizione, cosa che quando sei piccolo non accade, mi permette di poter fare più cose, di ogni tanto comprarmi qualcosa di bello, viaggiare un po', fare delle esperienze, uscire con gli amici. Che cos'è per te la libertà? La libertà è ogni tanto poter togliersi qualche sfizio e poter, organizzandosi sempre ovviamente, riuscire a fare delle cose. Quindi appunto può essere una gita fuori porta, un viaggetto, per me è quello. Che cos'è la rabbia per te? La rabbia, ci sono dei momenti in cui in modo inaspettato e un po' improvviso succedono delle cose che ti fanno arrabbiare, e allora la vedo comunque come un qualcosa che arriva e passa velocemente. Ma per te è sempre negativa la rabbia? No, perché è umana, quindi ogni tanto succede che qualcosa ti faccia venire un nervoso incredibile, però poi secondo me la cosa importante è farla sbollire velocemente, non covarla dentro di sé. Ok, qual è il segreto dell'amore e dell'amicizia? Credo che sia il rispetto, prima di tutto, la sincerità e il divertimento. Ok. C'è differenza tra amore e amicizia? No, secondo me non è una differenza così netta, anzi è molto labile. Penso siano quasi la stessa cosa in realtà. Adesso ti dico una domanda un po' triste. Cosa pensi quando ti viene in mente la morte? È una cosa inevitabile. Speri che arrivi il più tardi possibile. Però ogni tanto succede. E allora subito fa tanto male, ma anche quello passa. Quel sentimento lì, come tutti i sentimenti, a un certo punto impari a elaborarlo e passa. Ti dico un'ultima domanda. Adesso ci puoi dire qual è il segreto della felicità? Questa è l'ultima ed è la più difficile. credo che sia, che parta da noi. Bisogna sempre cercare di trovare qualcosa di bello tutti i giorni, fare qualcosa di bello, ridere, anche solo potrebbero essere delle piccole cose quelle che ci aiutano ad essere felici ogni giorno. Poi ogni tanto ovviamente ci sono dei momenti proprio di felicità enormissimo, però in generale tutti i giorni trovare qualcosa che ci renda felici insieme agli altri soprattutto. Grazie di essere venuto, speriamo di incontrarti presto. Un saluto da Radio Birichina, ciao. Ciao. Grazie.